Radio Radicale, siamo con Francesco D'Amato per commentare un po' questa situazione politica che, diciamo, io non riesco proprio a trovare le parole per definirla. Su tutti spicca in questi giorni il ruolo del Presidente del Consiglio Conte, che si sta ritagliando uno spazio tutto suo, come si direbbe, c'è un vecchio detto, dice tra i due litiganti il terzo gode. Allora, Conte sembra aver avallato questa operazione della Commissione europea, si presenta in Parlamento al Senato la prossima settimana per riferire, diciamo, facendo da supplente a Salvini, e oggi scrive una bella lettera al quotidiano Repubblica. Allora, in questa letterina, diciamo, di luglio, che cosa c'è scritto? Cosa dice il Presidente? È la notizia del giorno ed è una svolta politica. La premessa di questa lettera è il fondo di Eugenio Scalfari di domenica, anzi no, un fondo fuori, non domenicale, fuori ordinanza. Scalfari ha scritto un pezzo dove ha elogiato Conte dicendo che dopo essere stato un po' in seconda fila, travolto dai vice, eccetera, eccetera, ha acquistato la sua personalità e può tessere un filo con la sinistra, pieno di elogi, addirittura, ha evocato Moro, Berlinguer, tutta la litania laica Tutto il Pantheon. di Scalfari. E a sorpresa, secondo me, ma insomma, dopo proprio nel giorno in cui sui giornali ci sono le fotografie dell'incontro di Fico con Zingaretti e Delrio, una fotografia, si sono incontrati per altre cose, per spingere Salvini a parlare alla Camera su quella che Repubblica chiama Moscopoli, evocando la Tangentopoli che già costò 27 anni fa la vita alla Prima Repubblica, no? Questa fotografia di questo incontro ne ha evocato un'altra del 24 aprile dell'anno scorso, quando Fico, presidente di fresca elezione alla Camera, ma soprattutto investito da capo dello Stato di un mandato esplorativo per la formazione di un nuovo governo, incontrò una delegazione completa del PD. E riferì al capo dello Stato che c'era una possibilità di fare un governo tra Grillini e Pidini. Convocarono anche una direzione del PD per avviare questo colloquio e intervenne a gamba tesa Renzi con un'intervista che Tebbo che fa di Fazio e disse non se ne parla proprio e l'operazione fallì. E allora questa fotografia ha un po' riesumato questa roba qui, dicendo vabbè, Fico non è più esploratore, è soltanto presidente della Camera. È un esponente importante del partito, però ha detto pochi giorni fa che non vede all'orizzonte un nuovo governo o è un nuovo presidente del Consiglio. Quindi, invece, che cosa fa il professore avvocato Giuseppe Conte? Si mette al computer. Immagino che scriva al computer e scrive una lettera senza citare Scalfari, senza ringraziarlo, però per precisare che lui non cambia, non è cambiato lui, è sempre lui. È sempre il ragazzo di una volta. Però prende atto, ecco, questa l'ha presa d'atto, che ci sono, si disegnano scenari futuri e nuove maggioranze di governo che coinvolgono anche lui. E di fronte a questa presa d'atto non è che ne prende le distanze dicendo no, non se ne parla proprio, io ho un contratto da rispettare, da portare a termine fino al 2023, quello che ha detto fino a qualche settimana fa. Ha detto no, io sto qui, prendo atto di questo, sono fermi i miei valori, cioè se rispettate le mie condizioni io posso anche restare a Palazzo Chigi con un'altra maggioranza, con un altro governo. E quali sono queste condizioni che lui chiama valori? Il rispetto delle istituzioni e chi non Vabbè, vuole questo ce lo dovevano avere tutti quanti. le istituzioni. E la trasparenza nei rapporti con i cittadini e chi non la vuole la trasparenza e la difesa degli interessi nazionali.
Quindi a questo punto qualsiasi governo si può fare allora attorno a questi valori. Soltanto ecco, che... Ma lui quando dice operazioni opache, non sono disponibili a operazioni opache, che vuol dire? Opaco è una cosa relativa, perché tu la vedi opaca una cosa, io la posso vedere invece non opaca, non, a seconda delle circostanze. Lui come la vede la situazione attuale, opaca o no? Non credo che la veda opaca, perché, non, perché certo. se no, si sarebbe già dimesso. Quindi lui ha queste condizioni, soltanto che c'è un piccolo particolare, che Zingaretti, guarda caso proprio dopo, anche dopo l'incontro con Fico, sia pure limitato al problema di Salvini, che è il problema, un piccolo problema nel problema generale della sopravvivenza e della tenuta della maggioranza, Zingaretti ha detto accordi di governo con i grillini non si possono fare prima di un passaggio elettorale, che naturalmente loro aspettano nella speranza di rivedere i grillini certi, ridimensionati nel nuovo Parlamento come li ha, come è uscita fuori dalle urne europee del 26 maggio, quindi a condizioni meno svantaggiose o più favorevoli a PD. E Renzi di rincalzo, che controlla, è sempre Renzi emarginato, tutto quello che vuoi, cioè, ma controlla sempre una buona parte dei parlamentari del PD, perché sono eletti nelle liste fatte da lui quando era segretario. Renzi ha detto un accordo con i grillini non è un colpo di genio ma un colpo di sole, e quindi qua si chiude. Per quale maggioranza è disponibile allora Conte, fermi restando i tre valori ovvi, certo. Perché nessun capo dello Stato può incaricare un Presidente del Consiglio al di fuori di questi tre valori, credo, no? Certo. Quindi, sono i valori di tutti, questo, che ci uniscono tutti noi italiani. Sì. Quindi, conclusione, questa mossa di Conte, che si aggiunge al litigio continuo tra Salvini e Di Maio, è un elemento che complica ulteriormente la situazione anziché chiarirla. Certo. Lui deve decidere se questi due vicepresidenti sono compatibili o no. Lo deve decidere lui a questo punto, non altri. C'è un'ultima questione. Sì. Dunque, oggi appare anche su Repubblica questa, sì. La facciamo vedere anche a beneficio degli ascoltatori dei videoascoltatori di Radio Radicale, questa bella intervista a Massimo D'Alema, che diciamo non è l'ultimo arrivato. Sì. Che dice che con il voto europeo i grillini diciamo diventano autonomi e che la sinistra deve raccogliere il segnale. Una decrittazione di questo. Sì, perché D'Alema ritiene a questo punto anche lui abbordabile un discorso con i grillini, perché i grillini al 17% non fanno più paura a PD come i grillini al 33%, questo è chiaro, però devono sempre passare per un turno elettorale, questo, se no questi qui hanno ancora il 33% e più dei seggi parlamentari, quindi non vedo come se ne esce. Ripeto, il problema di Conte è di decidere se sono compatibili tra di loro i suoi due vice che litigano ogni giorno direttamente, indirettamente, con interviste. A me questa coppia, dico la verità, questa coppia personale e politica mi ricorda gli amori di Ovidio: nec sine te nec tecum vivere possum. Però Ovidio, qui viviamo in un'altra epoca. Bene. Allora io ti ringrazio molto della tua disponibilità, anche per questa, diciamo, dotta citazione finale di Ovidio. Ringrazio Francesco. È un governo ovidiano. È un governo ovidiano, va bene. Bene, ti ringrazio, grazie a Francesco D'Amato.